Buongiorno, oggi parleremo delle gelate tardive nell'oliveto. L'oliveto è una pianta molto resistente e sappiamo che può resistere a temperature anche sotto lo zero fino ai 4-5 gradi. Ovviamente questo è influenzato sia dal microclima dell'area ma anche dalle varietà. Ci sono ovviamente varietà che sono un pochino più resistenti alle basse temperature. Ovviamente l'olivo è una pianta mediterranea, tipica del bacino mediterraneo, quindi non risente così spesso di prolungati periodi di freddo o soprattutto di gelate vere e proprie. Le gelate sono direttamente collegate all'umidità esterna anche. Quindi ovviamente anche in presenza di pioggia o neve nei giorni precedenti, una possibile gelata potrebbe indurre maggior facilità che avvenga appunto la gelata. Ma cos'è in realtà appunto una gelata tardiva in questo caso? La gelata tardiva avviene quando la pianta ha già riavviato i suoi processi vegetativi post-inverno e quindi diciamo ha riattivato tutto il flusso di linfa e l'energia trasmessa. Tramite la gelata tardiva questa capacità viene ridotta e in molti casi le piante possono essere danneggiate perché la pianta si aspetta delle temperature primaverili, ma in realtà appunto arrivano delle temperature sotto lo zero. Come abbiamo detto, è molto collegato all'umidità, quindi con presenza di pioggia e neve precedentemente potrebbe aumentare la possibilità di gelata con temperature basse. Andando più direttamente, diciamo, alle temperature, come abbiamo detto, intorno ai 4 gradi c'è ancora una resistenza. Dai meno 6, meno 7 gradi cominciano i danni alle foglie perché sono le strutture più piccole e più fine e quindi con anche un'elevata quantità di acqua al loro interno. In questo modo le foglie vengono appunto congelate e sono sottoposte e subiscono filoptosi e quindi la caduta dalla pianta. Questa può essere ridotta o elevata a seconda dell'entità della gelata. I danni ai rami di 1-2 anni si hanno tra i meno 8 e meno 10 gradi e si hanno delle fessurazioni che possono portare a delle degradazioni seguenti o alla riduzione dell'attività di determinate porzioni del ramo. I danni all'interno della pianta, quindi ai vasi linfatici e ai tessuti, si avranno dai meno 9 gradi, perché ovviamente sono più interni e più protetti. Per quanto riguarda i danni, possiamo notare in queste diapositive i danni ai rami di 1-2 anni, alle foglie e alle branche. Per quanto riguarda gli interventi, possiamo suddividere, diciamo, i danni in quattro tipologie. La prima è una bassa defogliazione e con limitati danni ai rami. In questo caso l'intervento potrà essere una potatura regolare, poiché c'è stata una riduzione della quantità, una caduta di foglie di circa il 20-25% e quindi abbiamo ancora una buona quantità di componente vegetativa che può fare fotosintesi e permettere l'induzione a fiore e quindi la presenza di boccioli fiorali e quindi di frutti. Per quanto riguarda invece la seconda categoria, quella con un aumento della defogliazione, quindi la defogliazione tende ad essere vicino all'80-90%, ma c'è un limitato danno ai rami. In questo caso si possono eliminare, si fa una potatura cosiddetta di riforma, si eliminano i rami danneggiati e che potrebbero avere una ridotta produzione e si mantengono i rami più sani.